capiscono di dire di cosa sa l'olio. Il nostro olio sa, allora innanzitutto sa di olio. Allora, prima stavo dicendo che per assaggiare l'olio non bisogna assaggiare, vabbè, lo dico giusto per curiosità, insomma, poi fatelo assaggiare sul pane che va bene così. Per assaggiare l'olio bisogna farlo riscaldare un attimino, cioè metterlo in un bicchierino e riscaldarlo. Riscaldarlo ovviamente non sulla stufa ma con, sul palmo della mano, si chiude nella mano, si riscalda un pochino, poi si assaggia così tal quale, senza pane o cose di questo genere, e si cerca di portare gli odori al naso, tirando su col palato. Ad ogni modo il nostro olio sta di pomodoro maturo, per chi insomma è più attento, di erba appena tagliata. Queste sono le cazzate che sparano quelli che fanno gli assaggiatori, che però sono costretto a dirle, le dico. Io faccio olio da quando avevo 15 anni, difficile sentirle, queste cose, proprio difficile, però ci sono quelli che campano queste cose. Di erba appena tagliata, e poi questo lo sentirete tutti, è il retrogusto di nocciola. Sentite un retrogusto di nocciola. In questo momento, siccome l'olio è fresco, e questo lo potete sentire tutti quanti, c'è un leggero piccante che man mano che si va avanti e l'olio matura tenderà a perderlo, però quel leggero piccante è gradevole, insomma non è una cosa che dà, come? È sinonimo anche di genuinità.